Eccoci qua. Ah, stanno inquadrando. Ah, vedi? Allora, io perché sono bellissime. Io stasera ho uno scarpino semplice, però cazzo, volevo salutare Anna Zuccarini, che è la mia costumista, che me le ha fatte. Però Anna, se ne stanno già cadendo le pietrine. No, adesso io... L'hai cantato. Può parlarmi. E quindi in diretta televisiva, insomma. Ah? Pezzi di tutti qui per le scarpe di Fabio. Ma glielo dico anche in diretta televisiva, radiofonica, al telefono, glielo anche dico per libri, sì, insomma. Esattamente. Allora, che cosa ci racconta? Allora, da Fabio di sera pare che i cambiamenti siano sempre dovuti dai spostamenti di luoghi, insomma, quindi il viaggio porta a un cambiamento. Sicuramente. Come hanno fatto giustissimo. Sì, il viaggio forse cambiare area, cambiare zona, quindi i nostri amici, un amico in particolare Raffaele che sta a Londra, ha cambiato attività lavorativa, adesso si occupa di ristorazione, ha una figlia e prima qui a Napoli invece era un po' più, come dire, meno sereno, aveva un negozio di abbigliamento. E il cambio di città, quindi andare a Londra, ha comportato avere sia una figlia ma anche fare carriera nel mondo della ristorazione. Quindi il cambio di città. Che non è male, nel senso, voglio dire, mi sembra. È interessante sembra. Come cambio, sì. Senti, io prima però che diventi troppo tardi, Claudio, volevo parlare di altro palco, perché ne vorrei parlare prima che la gente si vada a nanna. Ok, altro palco è una rassegna di teatro LGBT che inizia il primo e il 2 dicembre al Teatro non Stable. Dire LGBT come se fu, perché lesbian, sembra... gay, bisexual, trans. Perché magari non tutti, hai capito? Sì, ma sembra il nome di un detersivo. Avrà luogo al Teatro Instabile, che si trova a Vico Fico Purgatorio ad Arco, vicino via Tribunale, uno spazio molto suggestivo. Ovviamente siamo a Napoli, per quelli che ci stanno guardando da altrove. E la cosa interessante è che le prime due iniziative, il primo e il 2 dicembre, saranno per la lotta all'AIDS, perché il primo dicembre è la giornata mondiale di lotta all'HIV, quindi saranno due serate di beneficenza con una serie di artisti come Miriam Lattanzio, Gino Curcione, ci sarà Pasquale Ferro, Fortunato Calvino, Rita Montes, Nicola Vorelli, Anita Pavone, e ci sarò anche io, Raffaele Speranza, e insomma una serie di artisti che si alterneranno il primo dicembre con il concerto di Miriam Lattanzio e Diceva Core Core, poi una piccola performance di Rita Montes con la regia di Fortunato Calvino, Gino Curcione, insomma, primo dicembre, 2 dicembre, 29 e 30 dicembre. Sì, 29 e 30 dicembre con Very Christmas Superstar, che invece è un piccolo musical contro l'omo transfobia. Io tra l'altro volevo dire una cosa, tu parlavi di cambiamenti, sì. E io credo che a proposito della giornata mondiale di lotta all'HIV anche i costumi sessuali, no, comportamentali, e relazionali se sono cambiati, cambiano. E vogliamo proporre, io mi trovo qui, un piccolo cambiamento da suggerire a chi in qualche modo ci governa: il preservativo gratuito per i ragazzi, per esempio entro i 16-17 anni, perché sembra una sciocchezza, ma una confezione di preservativi ha un costo che molto spesso forse un ragazzo molto giovane non riesce a sostenere. Allora magari si vergogna di chiedere soldi per comprare i preservativi a mamma, esattamente, o di comprarli direttamente, no? Perché andare a comprarli anche esattamente, e in questo modo forse si eviterebbero anche dei piccoli problemi, che non è soltanto l'HIV ma tutte le malattie sessualmente trasmissibili. E a proposito di cambiamenti, cambia qualcosa anche nei rapporti tra i presidi sanitari pubblici e privati ed alcune associazioni come ArciGay, perché in vista della giornata di lotta all'HIV sarà possibile fare le analisi totalmente anonime e gratuite al Cotugno, all'ASL Napoli 1, al Policlinico, ma anche all'SDN, che è un'azienda privata. Il primo dicembre tutti i soci ArciGay potranno fare analisi totalmente gratuite. Ricordiamo però anche, io tengo moltissimo, ricordiamo però che il test anti-HIV è sempre gratuito, è sempre anonimo in tutte le ASL. Sì, le ASL. Nei presidi privati, no. Questo è importante dirlo, perché c'è una legge specifica che regolamenta questo tipo di test. È importantissimo fare il test, perché avere la coscienza di aver contratto questa infezione, che non è una malattia ma è una infezione, impedisce l'ulteriore trasmissione di questa malattia, perché ti salva la vita sostanzialmente. Come? Perché oggi con le terapie antiretrovirali l'HIV è comparabile ad una qualsiasi malattia cronica. Questo fatto purtroppo ha fatto abbassare la guardia negli ultimi anni, per cui si registra una colpa
un colpevole aumento di casi di infezione, soprattutto non tra i... anche non manifesta. Sì. Quindi si diventa portatori sani. E questo è il caso più grave, questo è il caso quando non si sa di averlo. Posso, ecco, posso dire anche... è importantissimo fare il test. Certo. Quindi il primo dicembre noi, come dire, ricordiamo in tutto quanto il mondo questa giornata, ma è importantissimo che se ne parli sempre, che se ne parli ogni giorno. Non solo, ma visto che parliamo di cambiamenti, io sono testimone per un fatto di età, o noi e tu anche, di come alla metà degli anni Ottanta forse un grande cambiamento in negativo fu proprio la comparsa dell'AIDS, perché io ricordo intorno all'84, sì, una pandemia, cioè, esattamente, ci fu la caccia all'untore, cioè, gli omosessuali, con le prime campagne che erano terroristiche, che erano tremende, era una cosa, sì. E forse, sì, io credo, vero, che la comunità transessuale, omosessuale, ha dovuto subire una regressione negli anni 80, proprio perché vi fu una, diciamo, che la virulenza di quelle campagne ha impedito che si superasse lo stigma anche nei confronti, sì, delle persone sieropositive, no? Oggi esistono una serie di passerelle di supporto psicologico per le persone sieropositive, messe a disposizione anche da Arci Gay, per esempio, e da tante altre associazioni che si interessano ai diritti delle persone omosessuali, che in qualche modo accompagnano il sieropositivo, certo, verso quest'iter di tranquilla. Volevo solo dire che anche donando il sangue si può ricevere la casa direttamente, tutto il gruppo di, certamente, analisi, che gratuito, comprende gratuito. Certo. Che comprende anche il test per l'HIV, sì, e per le altre malattie sessualmente trasmissibili. Per cui, se vi dovete andare a fare le analisi, date un pochino di sangue in più, lo donate anche, che ce n'è sempre un gran bisogno, vi arrivano le analisi fine a casa, non dovete pagare niente, trovate il camioncino fuori ai centri commerciali, c'è l'Avis, andate lì, donate il sangue e avete fatto una buona azione e vi siete dati due un servizio. Due cose buone. Certo, no, perché ti arrivano le analisi fine a casa, sì, io certo, l'ho donato un mese fa, adesso non mi ricordo, insomma, si può donare un paio di volte all'anno. I costumi sono cambiati e a proposito di quello che dicevi tu del dare il preservativo nelle scuole, per esempio tu che te ne sei andato a un certo punto a Londra, sai, sì, che lì i preservativi li danno, allora se tu entri, allora, ci sono, se tu, ci sono, no, allora se tu vai gratis, c'è una strada per esempio in particolare a Londra, nel quartiere di Soho, che si chiama Old Compton Street, dove meraviglia, tu vai al Balance a bere una cosa, ci sono proprio i contenitori, dove ci sono i contenitori, tu infili la mano e ne prendi quello che ti serve. E perché nel mondo anglosassone questo cambiamento epocale è stato così più semplice che in quello latino? È la domanda. Perché c'è una cultura che è completamente diversa dalla nostra. Gli inglesi, tu sai, hanno una mentalità, che mio marito è un inglese, quindi li conosco proprio bene, hanno proprio un atteggiamento verso tutte le cose della vita che è completamente diverso dal Eppure nostro. Guardandoli da fuori sembrerebbero mille volte più conservatori di noi, no? Se tu pensi alla regina e la monarchia e questo e quello, no? C'è anche l'affluenza di molte etnie lì in Inghilterra, sì, anche però ci sta anche una cosa: non hanno il Vaticano così presente. Insomma, questo, noi abbiamo, sì, una visione della sessualità, sì, legata al principio del valore creativo. In fin dei conti, insomma, di che parliamo? Se qui si discute ancora relativamente alla legge, quella per l'aborto, insomma, sì, evidentemente ci sta ancora una sì, grande. Tutta influenza alla Chiesa. Non addosserei tutte le colpe alla presenza, no, del Vaticano. Io c'è, sì, proprio una mentalità radicata anche noi italiani, un poco provinciale, questo lo devo dire. Noi talvolta sulle cose abbiamo un atteggiamento più provinciale rispetto all'estero. Gli inglesi sono molto più aperti. Vabbè, ma non hanno avuto secoli e secoli di sopraffazione da parte religiosa. Non stiamo facendo un discorso antireligioso, è chiaro, ci sta una libertà maggiore. Guarda, ma nel fondo noi siamo molto, abbiamo un rapporto con la religione cattolica che è molto free, l'inglese religioso è molto più fiscale, poi vai veramente in chiesa ogni domenica, insomma, segue molto di più le regole.
regole dettate, noi siamo un poco così, anzi addirittura alla sua frase. Quindi è, io credo che sia proprio un atteggiamento culturale. Protestanti, però sono ligi alle regole. Però, però da quel punto di vista ci sta una minore, un minor dominio, insomma, della famiglia eteropatriarca. Sono più rivoluzionari. E pensa al 68 loro e pensa al nostro. Assolutamente. Infatti è strano che abbiano comunque un, diciamo, seguono molto le regole, però allo stesso tempo sono vari in quello che fanno, e quindi sono molto aperti, cioè anche seguono molto le regole, quindi quando le trasgrediscono si fanno sentire, nel senso che no, sono ma noi abbiamo, poi, per esempio, sono anche molto formali, sì. Però il fatto di essere così formali non prescinde dal rispetto verso il prossimo, anche soprattutto, cioè tu non vedrai mai un inglese che si alza da uno studio televisivo perché innanzitutto sarebbe una cosa di una rudezza enorme che l'inglese non farebbe mai, perché proprio neanche per self control, per stile, per educazione non lo farebbe mai. Però nel tempo stesso sono formali, attenti alle regole, attenti anche alle tue regole, proprio perché, come dicevi tu, di rispetto, ma anche come diceva lui, sono abituati, grazie. Però vedi, ci sono altre questioni, no, sulle quali questa presenza della cultura cattolica non cristiana in Italia si fa sentire un po' di più. Mi riferisco alla questione della fecondazione eteroassistita, oppure alla questione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. Scusate, ormai... a noi, lo faccio sempre ogni puntata, a noi, a Fabio Di Sera e al nostro pubblico che ci sta guardando da casa. Oramai noi siamo l'ultimo paese d'Europa che non ha alcuna normativa rispetto a questa problematica. Ci si avvia con la questione del registro delle unioni civili, oppure del riconoscimento anagrafico, dell'attestazione anagrafica delle famiglie di fatto, a delle forme di riconoscimento che sono più simboliche che sostanziali. Sì, è vero. Però sulla questione del matrimonio tra persone dello stesso sesso, o della possibilità di adottare bambini, o di procreare bambini, in Italia io ho tante amiche e tanti amici che hanno figli che devono fare all'estero, sostanzialmente, perché guarda, in Italia non è possibile. Lei si interessa proprio di questo. Fecondazione assistita. E da questo punto di vista, tu quale ragione adduci? Individui perché in Italia non sono possibili cose che ovunque in Europa invece sono oramai normalissime. Innanzitutto e quando si parla di matrimonio tra due persone dello stesso sesso, non si parla di una questione di principio oppure di sghiribizzi, no? Cioè non è che uno si vuole sposare, no, per fare una festa. Si tratta di esigenze oggettive, cioè guarda, di problemi pratici, cioè di cose che purtroppo qui le leggi, questo forse è il difetto dell'Italia, del nostro carissimo paese, che le leggi si fanno per acchiappare voti e non per cercare di essere giusti e di portare un'evoluzione concreta, la società cambia e le leggi non seguono i cambiamenti della società. Ho l'impressione che si ritenga che il matrimonio tra due persone dello stesso sesso venga visto quasi come un attacco, no? alla famiglia tradizionale, che non c'è nulla di più falso, cioè non c'è alcuna relazione, non c'è assolutamente alcuna relazione, c'è quindi solo un desiderio pari a quello che ha la famiglia, un desiderio normalissimo di creare un nucleo familiare sulla base dell'unico elemento vero che sostanzia la famiglia, che è l'amore, e soprattutto di non far passare la propria relazione d'amore per una baracconata, perché poi fine in determinate situazioni, per esempio, ragazzi, anche una questione, legale, allora tornare all'Inghilterra, scusate. In Inghilterra Elton John, che è sposato normalmente con un uomo, è addirittura è accolto dalla regina con il massimo rispetto, ha un titolo, viene venerato su tutti i giornali. Ma anche quello che tu dici, certo.
ci mancherebbe, e no, qua ci manca. No, no, ma guarda che qua proprio ci manca proprio, se non lo farebbero mai. Ma nessuno viaggio da fare in Inghilterra, ci andiamo tutti quanti. Allora, se io, regina, eccetera, tratto benissimo, faccio vedere, tratto con normalità, tratto con rispetto questa persona, io mando un messaggio a tutta la popolazione. È un esempio per tutti. È un esempio per tutti. Ma di cosa cioè, stiamo... questa è una cosa normalissima, qui non si farebbe mai, perché anche magari il politico di turno si mette allora, paura che perde i voti Carolina, della signora a fianco se fa una proposta perdonatemi, del genere. Perdonatemi, ci torniamo tra un attimo. Carolina, il cambiamento che ti aspetteresti ancora dal tuo percorso di vita? Lavorativo o emotivo? Ah, per il lavoro che faccio io? No, non lo so, lavorativo, emotivo, no. Quello che vuoi. No, è emotivo, cambiamento... quello di cercare di dare quanto più felicità, veramente, alle coppie che vengono da me e che hanno bisogno del mio, anche del mio piccolo aiuto, insieme a quello di tutto lo staff e dei ginecologi col quale lavoro per renderli felici, perché il bisogno di avere un figlio è... Ecco, il cambiamento di una coppia che viene da te per cercare per avere la quella è la cosa che colpisce di più. Quello il desiderio di avere un figlio cambia proprio completamente il modo di vedere la propria vita. Guarda, è una cosa che ti colpisce con il tempo, perché tu vedi persone che questo desiderio diventa, come te lo faccio a dire, una delle cose più importanti, perché c'è la costruzione della famiglia. Magari per chi ha figli non lo vede più, lo vede o lo vive come, una cosa normale, naturale, normale, ma e chi non lo ha non sempre è così. Ha un forte desiderio. Ottavia? Cosa? Qual era il cambiamento che ti aspetteresti ancora dal tuo percorso? Ah, io il 9 ottobre ho ritirato la sentenza del giudice all'interno del percorso della legge che regola questa cosina che sto facendo della transizione, che mi consente di fare l'intervento chirurgico di riassegnazione, in seguito al quale io avrò anche la mia riassegnazione anagrafica, cioè anche i miei documenti saranno allineati alla... a me, cioè certo. A ciò che sono sostanzialmente. E su questa cosa voglio anche dire anche per che... la legge tu finalmente per lo Stato per come sì, riconoscimento sì, anagrafico sarai chi sei da tempo. È un percorso che appunto consta di varie fasi, che comincia con una fase con una fase psicologica che attesta la tua condizione, attesta la tua disforia di genere, si chiama. Da questo punto di vista voglio ricordare che quest'anno è stato un anno abbastanza importante per una campagna per la depatologizzazione della transessualità. L'omosessualità non è più riconosciuta come malattia mentale dagli anni 70. La transessualità invece all'interno del DSM è ancora concepita come una malattia mentale. Noi, come dire, siamo per la depatologizzazione della transessualità come malattia mentale, perché io non credo di essere una malata mentale, almeno non mi sembra, però non sembrava nemmeno a noi per attenzione, la verità. La depatologizzazione a cui non deve corrispondere una demedicalizzazione, ovvero la possibilità di accedere alle procedure necessarie per la transizione, che sono prima di tipo ormonale, una terapia. Adesso non entriamo troppo nel dettaglio, nel senso, sì. Non perché non mi interessi, ma perché volevo mantenere allora l'importante è che appunto a questa depatologizzazione non corrisponda anche una impossibilità di accedere alle strutture pubbliche. È chiaro. Da questo punto di vista diciamo che io ora andrò a fare questo intervento, spero presto, voglio farlo, ma c'è da dire che ci sono anche persone che non intendono farlo dobbiamo anche porci questo problema, perché la legge italiana, che era molto avanzata per l'82 quando è stata emanata, appunto costringe in Italia le persone che vogliono accedere alla condizione della al cambiamento di nome a fare l'intervento chirurgico. Cioè se tu non cambi nome, cioè se tu non fai l'intervento finale, non puoi cambiare
non puoi cambiare nome. Questa è una cosa, io credo, di una grande violenza, sulla quale credo che bisognerà intervenire con una modifica o con una revisione sostanziale della legge 164. Claudio, 82. Tu invece il cambiamento che ti aspetteresti ancora dal tuo percorso qual è? Io innanzitutto credo che le cose possano essere cambiate costantemente. Il mio percorso è un percorso che passa attraverso una serie di cambiamenti, perché tutte le azioni che porto avanti sono per il cambiamento, che in questo caso riguarda il miglioramento della condizione dei diritti delle persone omosessuali e transessuali, soprattutto nell'azione che bisogna portare avanti con i ragazzi, con i giovani. Io credo molto nell'azione, ecco perché prima dicevamo con Vittorio il fatto che ci siano invece ventenni, che ci siano diciottenni, che in qualche modo si interessano e si facciano coinvolgere da tutto ciò che è il mondo, che passa attraverso la letteratura, attraverso il teatro, attraverso l'arte e che riguarda evidentemente l'identità di genere. Noi abbiamo detto una cosa, a proposito di cambiamento e di persone che non cambiano. Soltanto una settimana fa un ragazzino giovane si è impiccato in capitale, a Roma, quindi non stiamo parlando di una provincia dell'impero. Non stiamo parlando di Mazzara del Vallo. Esattamente. E io mi domando, a proposito di chi opera nella formazione con i giovani, chi dovrebbe essere sempre aperto al cambiamento, cosa deve aver pensato la sua insegnante di liceo che lo aveva redarguito perché si metteva lo smalto sulle unghie. Quindi il cambiamento è un cambiamento. Lo metto anch'io ogni tanto, lo smalto. Ma figuriamoci, ce l'ho adesso. Ma assolutamente. Però questa è una realtà che bacca. Certo. Quindi il nostro percorso è sempre. Io trovo molto stupido chi non vuole cambiare. Tra l'altro, cambiare non significa abbandonare determinati punti di partenza, perché io lo dico sempre: le radici sono degli elementi su cui molto spesso noi finiamo per radicarci in maniera cattiva, insomma, che ci nuoce. Andare avanti, cambiare, significa anche portare con sé sempre quello che sono le nostre origini. Vittorio, tu cosa vorresti cambiare del tuo percorso? O meglio, qual è il cambiamento che ti aspetti? Porre la domanda cosa vorresti cambiare presuppone che ci sia qualcosa che non ti sta bene. Invece no, la mia domanda è un'altra: e che cosa ti aspetti come cambiamento? Sì. Guarda, io ti dico la verità, come cambiamento che mi aspetto sia, diciamo, più che la realizzazione personale, quello magari di avvicinarmi anche un po' più alla mia famiglia, perché anche sì, ho 21 anni, però anche perché sono molto legato a questo mio progetto, a questa mia cosa, iniziativa, molte volte tendo proprio di staccare quella che è la famiglia ed è sbagliatissimo. Come cambiamento futuro io quindi ti posso dire, cioè, speri di poter coniugare il tempo del lavoro con quello degli affetti. Sì, sì. Lavora anche all'estero. E certo, è chiaro, lavora fuori, quindi non c'è mai. Quindi ti dico, io come cambiamento mi aspetto la realizzazione personale allegata a quello che è la mia famiglia. Quindi per me sarebbe proprio Noi volessimo vedere le cose che fai, dove dobbiamo andare su internet? Su Facebook. E cosa c'è? C'è la mia pagina. Cerchi Peppe. Sì. Però a breve ci sarà anche un sito, vero? Sì, l'e-commerce sul quale appunto si potranno comprare i miei capi realizzati da zero, da me. Quindi si possono comprare direttamente sul sito, che sarà... Sì. Sarà tbl.academy.it. Anche per le donne, ragazzi. Sì, infatti io chiedo TBL Academy anche su Facebook. Streetwear, però. Sì, tu modello. Tu invece che... Ma perché ti vesti pop? Tu sei così signora stasera con questo tagliere. Io molto cambio sempre, però. Cambio sempre, ragazzi. Stasera è molto sciolabile. Sei molto montanaria. Molto Monte Napoleone come genere di donna. E tu invece il cambiamento che ti aspetti? Io vorrei realizzarmi, Fabio, però insomma qui al sud, a Napoli, per il nostro lavoro è un po' difficile. Il che presuppone il fatto che tu non ti senta realizzato. Il cambiamento sarebbe andarmene e rischiare e provare. Io oggi parlavo con una nostra comune amica, che un'amica nostra, che è un'ascoltatrice di Radio Marte, l'amica Domenica da Milano, certo, che ci ascolta e ci guarda, il cui ex compagno, perché ormai bisogna dire ex, ha deciso dalla mattina alla sera di andarsene in America.
e di cambiare tutta la sua vita. Beh, mettendo, coraggio, quindi è diventato dopo ex. Dopo è diventato ex. Beh, certo, è chiaro, è diventato ex, se ne va, c'è poco da fare, cioè è diventato ex. Ma lei non l'ha seguito perché non voleva? L'ha seguito, lei qua ha un lavoro. No, ma lei qui ha un lavoro, ah, ecco. Lei qui non ha nessuna intenzione di andarsene, ci sta benissimo, sta bene, a Milano. Sì. Vive sul lago, e sta una meraviglia, esattamente, e quindi lei non se ne vuole andare in nessun modo, lui se ne va e affronta questo cambiamento che è un cambiamento importante perché mette in discussione anche quelle che sono tutte le affettività che lavoro, no, questo io non lo so e non glielo chiedo. Che cambiamento vorresti, ti aspetti? Ma io qua le faccio le domande, non sono qua per rispondere. Te l'ho portata di mano. Siamo ottimisti stasera perché no. Poi non abbiamo parlato dei fallimenti. Il cambiamento, sì, mi domando se il cambiamento porta poi un ripensamento. Che succede? È complicato se poi uno, una volta che ha cambiato strada, ma si può tornare indietro? Beh, non sempre, mica è sempre. Chiaro, stiamo non insomma. Non però si può cambiare ancora. Io dico si sì, può cambiare. Sì. Si ricambia ancora. Ma sì, perché in gioco, dai. Si trova un'altra vuole coraggio, strada. Insomma, sì. Basta. Poi lo stress da cambiamento. No, se no facciamo veramente come, scusate, visto che parliamo di cambiamento, realmente sì, facciamo come l'Italia, che in realtà noi riusciamo a cambia, non cambia mai. Ma quando mai? Non cambia mai niente. Capita anche nel mio lavoro, per esempio, che quando sto per finire una cosa, penso subito all'altra che devo fare dopo. Io veramente anche contemporaneamente e spero sempre che la cosa che devo fare dopo sia molto diversa da quella che sto finendo. Allora io ti comunicherò che dopo parleremo anche di sesso e quindi di cambiamento nel gusto sessuale, cercheremo di capire se è possibile durante il percorso della vita di ciascuno di noi che ci piaccia una cosa che da un punto in poi ce ne cominci a piacere un'altra, tra pochissimo.